Squadre dunque che fanno il loro ingresso in campo. DGS Praia-Tortora Palmese, giornata numero 27. Andiamo alle formazioni. La DGS Praia-Tortora schiera Piccioni, Martinoli, Crisciullo, Bert, Gonzales, Bilotta, Puoli, Capuano, Siamparelli, Petrone, D'Andrea. Risponde mister Curcitti con Zampaglione, Iulis, Barbosa, Villar, Andreano, Tapia, Giovinazzi, Gandini, Quattara, Reichenberg e Basile. Reichenberg riesce a superare un avversario, attenzione, in mezzo c'è libero il numero 11 Basile per il gol della Palmese, che si porta subito avanti con un'azione in ripartenza gestita prima da Reichenberg, che è riuscito a trovare il corridoio ad andarsene sulla sinistra, a trovare lo spazio in mezzo, ha seguito l'azione Basile. Beh, ancora DGS Praia-Tortora, ora che vuole assolutamente recuperare lo svantaggio, il lancio preciso per Capuano, il controllo, potrebbe caricare il tiro, lo fa. Puoli all'uno contro uno con Tapia, cerca la conclusione, la trova. A destra, punta Barbosa, le finte, morbido dentro per Crisciullo, il traversone, poi ancora lì c'è D'Andrea. Finalmente D'Andrea trova il gol. Siamparelli, buona sponda per Martinoli che va in progressione, trova lo spazio, palla in mezzo, lo stacco di Siamparelli, il miracolo di Zampaglione. Uno spunto, Martinoli lo ferma in calcio d'angolo, ma per questo corner non c'è più tempo. Fischia Russo e manda tutti nello spogliatoio al riposo con il risultato di 1-1. E adesso il fischio di Russo che dirige la gara con l'ausilio di Graziano. Vicino c'è Gandini, preferisce Basile, la sponda, Basile palla in mezzo, Quattara di testa, attenzione dal limite, c'è Giovinazzi. Sa Gonzales questa palla, ma arriva da Iulis che la mette in mezzo, attenzione, c'è Basile. Occasionissima Bilotta, dentro Capuano, può girarsi a spazio, cerca il numero 20, su di lui la vecchia, le finte di Italo, disorienta la vecchia, poi cerca uno spazio per il tiro sul quale si supera Zampaglione. Lungo, non arriva a destinazione, c'è Barbosa, ma su questa azione si chiude la sfida della giornata numero 27 del campionato di eccellenza tra DGS Praia-Tortora e Palmese. È un risultato di pareggio e di 1-1 i gol maturati nel primo tempo al quarto minuto da Basile per il vantaggio palmese, il pareggio di D'Andrea al 33° minuto.